Anticipazioni un posto al sole. Trama puntate da lunedì 27 a venerdì 31 agosto 2018. Diego innamorato. Elena e Marco litigano. Ritorna il ricattatore. Dopo due settimane di stop, le storie della soap partenopea ritornano ad emozionare e a entusiasmare i fans che dal lontano 1996 seguono con passione le avventure degli inquilini più famosi di Napoli. Le anticipazioni un posto al sole sulle trame delle puntate che Rai 3 trasmetterà da lunedì 27 agosto a venerdì 31 agosto 2018 annunciano che Elena, in concomitanza al processo a carico di Massimo Enriquez, riceverà un'interessante proposta da parte di Nico e Susanna. Raffaele ritornerà dalle vacanze e scoprirà che suo figlio Diego non si è affatto annoiato lavorando come sostituto portiere, ma che ha addirittura conosciuto una bellissima ragazza. Otello purtroppo è caduto nella dipendenza da gioco e rischierà di essere sorpreso da Franco e Michele. Elena subirà notevoli pressioni durante la simulazione dell'interrogatorio in vista del processo contro Enriquez. E dopo una furibonda discussione con Marco, finirà col cacciarlo fuori di casa. Roberto e Vera, dopo aver trascorso le vacanze separatamente, si rivedranno. Proprio quando la passione e l'intesa sembreranno magicamente riaccendersi, ecco che il ricattatore più pericoloso che mai tornerà a farsi vivo. Mentre Beatrice farà una richiesta inaspettata a Susanna e Nico, Vittorio farà tutto il possibile per aiutare Anita. Marina richiamerà Vera alle sue responsabilità verso i cantieri, mentre Rossella, ritornata in città dopo una breve vacanza con Patrizio, finirà per offendere la figlia di Grimaldi. E non è tutto, per questo tuffatevi nelle anteprime che seguono. Lunedì 27 agosto 2018. Elena, in vista del processo a carico di Massimo Enriquez, riceve un'interessante proposta da parte di Nico e Susanna. La donna si sente sotto pressione. Marco ritorna improvvisamente nella vita di Alice e di conseguenza anche in quella della figlia della Giordano. Raffaele ritorna dalle vacanze e scopre che suo figlio Diego, anziché essere triste per aver passato il mese di agosto a Napoli a lavorare, è molto felice. Viene a sapere che ha anche conosciuto una ragazza. Otello è caduto nella dipendenza da gioco. L'uomo rischia di essere beccato in flagranza da Franco e Michele. Martedì 28 agosto 2018. Diego ha condotto un ottimo lavoro come sostituto portiere. Raffaele, orgoglioso, dice di avere in mente un'idea per prolungare la sua collaborazione. Dopo aver battibeccato con Marco, Elena è costretta a subire ulteriori pressioni durante la simulazione dell'interrogatorio in vista del processo contro Massimo. Patrizio, ritornato a Napoli dopo una breve vacanza con Rossella, scopre che Diego ha conosciuto una ragazza. Mercoledì 29 agosto 2018. Roberto e Vera, dopo aver passato le vacanze separatamente, si rivedono e la passione sembra riaccendersi. Nel frattempo il ricattatore torna a farsi vivo e a incutere terrore alla Viscardi. Diego è sempre più attratto dalla ragazza con cui va a correre. Beatrice fa una richiesta in attesa a Susanna e Nico. Giovedì 30 agosto 2018. Vittorio fa tutto il possibile per aiutare Anita. Qualcuno a lui molto vicino inizia a preoccuparsi seriamente del suo continuo annullarsi per la figlia di Luca e tenta di fargli aprire gli occhi sulla realtà che lo circonda.
Marina rimprovera Vera e la rimette in riga, ordinandole di assumersi le sue responsabilità in merito ai cantieri. Roberto inizia ad essere invaso da terribili dubbi e sospetti. Venerdì 31 agosto 2018. Elena e Marco battibeccano di nuovo. La situazione precipita e la donna, stressata a causa dell'imminente processo contro Massimo Enriquez, arriva a cacciare di casa il ragazzo. Rossella ferisce Anita con le sue dure parole. La giovane provata non accoglie al meglio Guido quando ritorna a Napoli dopo essere stato ad Ibiza. Anticipazione un posto al sole, puntate di settembre 2018, new entry e nuovi amori. Elena nei guai a causa di Marco? Un posto al sole con le sue storie romantiche, gialle e di scottante attualità torna sui teleschermi di Rai 3 nell'ultima settimana di agosto per intrattenerci tutte le sere con una nuova stagione, più precisamente la 22esima. Come vedremo nei prossimi episodi e in quelli delle prime battute nel mese di settembre 2018, al centro della scena ci sarà soprattutto la figlia di Marina Giordano, Elena, che si ritroverà a vivere alcune situazioni molto particolari, che le procureranno particolare stress. Stiamo parlando del processo contro Massimo Enriquez e del ritorno nella vita di Alice, e di conseguenza anche nella sua, di Marco. Quanto all'imminente processo al principe del foro napoletano, sappiamo che Nico e Beatrice chiederanno ad Elena di collaborare ad una simulazione, ovvero a quella dell'interrogatorio che subirà durante il dibattimento. La donna, dopo varie resistenze, accetterà, ma le domande incalzanti che le verranno fatte le provocheranno forte agitazione. Passati alcuni giorni, Marco la punzecchierà di nuovo con i suoi atteggiamenti da bullo. Ed Elena, esasperata, battibeccherà aspramente con lui, fino a cacciarlo fuori di casa in maniera molto brusca. Questo suo gesto quali ripercussioni avrà? Staremo a vedere. Nel frattempo, gli autori della SOP, in una recente intervista, hanno anticipato un po' le tematiche che saranno trattate nella nuova annata. Tra esse figura la violenza domestica. E vi riveliamo che la storyline in questione avrà purtroppo un finale drammatico. E ancora, anche nella prossima stagione ci saranno storie a sfondo romantico. In particolare vi annunciamo che nella burrascosa relazione sentimentale tra Anita e Vittorio comparirà un terzo incomodo. Ci sarà una new entry, più precisamente una affascinante ragazza che sconvolgerà gli equilibri tra i due. E per finire, il simpatico Salvatore Cerruti si innamorerà di un personaggio storico della serie. Di chi si tratterà? È ancora top secret, ma come vedremo probabilmente già nel mese di settembre, tale storia d'amore assumerà tutti i contorni di una relazione impossibile. Anticipazione un posto al sole, prossime storyline. Nuova minaccia per Vera Viscardi. Ecco di chi si innamorerà Diego Giordano. Un posto al sole, dopo la consueta pausa di Ferragosto, è pronta a sorprenderci con il proseguio delle storie lasciate in sospeso, prima dello stop e con altre invece nuove di zecca. Tra queste figura quella con protagonista Diego Giordano. Raffaele, rientrato dalle vacanze, scoprirà che suo figlio non si è affatto annoiato e che lo ha egregiamente sostituito nel suo lavoro di portiere. E non solo, che ha perso la testa per una bellissima ragazza mora. Dirà di averla conosciuta casualmente nel mentre era intento a fare jogging. E ci chiediamo, chi è costei? Un volto già noto al pubblico oppure un personaggio tutto nuovo? Con grande sorpresa vi annunciamo che si tratta di una giovane avvocatessa che ha interagito in particolare con Massimo, Nico e Susanna. Stiamo parlando di Beatrice Lucenti.
Rumors lasciano intendere che i due vivranno una bellissima storia d'amore e che non vi sarà alcun ritorno di fiamma tra Rossella e Diego, né alcun triangolo amoroso tra i due figli di Raffaele e la Graziani. E cosa si sa su questa nuova love story? Diego racconterà di aver perso la testa per una ragazza fantastica e di aver iniziato una relazione con lei. Nessuno dei due però è a conoscenza dei rispettivi legami che entrambi hanno avuto e che ancora hanno con gli altri inquilini di Palazzo Paladini, e pare che quando spunteranno fuori cominceranno i guai. Tuttavia, in una recente intervista, Marina Crialesi, l'attrice che interpreta l'avvenente avvocatessa, ha specificato che per Beatrice finalmente comincerà un periodo roseo e che potrà prendersi le sue soddisfazioni. Nel frattempo, altri spoiler annunciano che il misterioso giovane apparso nell'ultimo appuntamento prima dello stop acquisterà sempre più importanza all'interno della narrazione. Costui si è avvicinato con aria minacciosa a Vera Viscardi, lasciando intuire di avere un conto in sospeso con lei e di essere a conoscenza di un suo segreto. Le trame lo definiscono come un pericoloso ricattatore che molto probabilmente farà alla ragazza delle precise richieste. A prestare il volto a questo minaccioso personaggio è Valerio da Silva, un giovane attore televisivo, teatrale e cinematografico. Vestirà i panni di Luigi Morace e ricomparirà proprio quando sembrerà riaccendersi nuovamente la passione tra la nipote della Viscardi e Roberto Ferri. Quest'ultimo, poi insospettito dagli strani comportamenti della sua amante, inizierà ad essere invaso da mille dubbi e perplessità. Come proseguirà questa storyline intrisa di giallo e noir? E soprattutto, chi è Luigi? Cosa vuole dalla bella Vera? Indagheremo per fornirvi tutte le news sul caso. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.